Il Papa ha gioito quando l'ho personalmente invitato a partecipare alla perdonanza del 2022. Così il cardinale arcivescovo metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi ha annunciato alla platea sorpresa durante la presentazione delle celebrazioni liturgiche della perdonanza il grande invito rivolto a Papa Francesco. Io ho avuto la certezza che ha trovato subito una accoglienza nel suo cuore, ecco. Poi è evidente che le possibilità di realizzazione concreta dipendono da un insieme di variabili, voi lo intuite, vero? Ecco, che non possono essere in questo momento fissate, considerate ormai consolidate, però il suo è un cuore nel quale, come ho già detto, la comunità ecclesiale e sociale dell'Aquila trova stabile dimora. Un programma denso di attività nel segno della riconciliazione sociale, quello della perdonanza 2021, che avrà il suo fulcro vitale nella giornata del 28 e 29 agosto con l'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio per celebrare il giubileo annuale istituito da Papa Santo Celestino V. Come sempre i giorni di apertura del giubileo e di chiusura saranno caratterizzati da tutta una serie di celebrazioni che, nonostante le norme Covid, vorremmo fossero in sicurezza vissute con grande intensità, superando tutte le paure. La celebrazione di apertura della Porta Santa, come è stato annunciato, sarà presieduta dal cardinale Enrico Feroci, nativo di Pizzoli, battezzato nella chiesa parrocchiale di Pizzoli, che però è stato sacerdote e attualmente cardinale vescovo e rettore del santuario del Divinaro Amore a Roma, dove ha svolto tutta la sua vita il suo ministero sacerdotale. I giovani animeranno anche tutta la notte, almeno fino a tarda ora, non solo con la celebrazione della messa che verrà presieduta dal vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, che è il responsabile della pastorale giovanile della conferenza episcopale abruzzese e molisana. L'indomani sarà una giornata intensa, come ogni anno, piena di celebrazione, di presenza di pastori e di vescovi della chiesa di Abruzzo e Molise che presiederanno le varie celebrazioni, ma ovviamente il grande appuntamento, la grande assemblea e la chiusura del giubileo con l'Eucaristia presieduta dal nostro cardinale arcivescovo.